Grazie, signor Ministro. È vero che non tutti i musulmani sono terroristi, ma è vero che tutti i terroristi religiosi sono musulmani. Parole di Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice, se vogliamo, di sinistra, insultata e vilipesa perché ha avuto il coraggio di denunciare l'islamizzazione dell'Europa e i danni di un'immigrazione selvaggia che purtroppo voi, con questo governo, state perorando in tutti i modi. Noi abbiamo visto, da dopo le Torri Gemelle, gli attentati alla metropolitana di Londra, dove sono morte 52 persone, gli attentati alla stazione ferroviaria in Spagna, 191 morti, gli attentati alla metropolitana di Mosca e adesso in Francia, con una sequela di attentati piccoli e grandi fino ad arrivare ai fatti dell'altro giorno. È un'ennesima dichiarazione di guerra all'Occidente, ai nostri valori, alla nostra cultura da parte di un certo Islam. Chi non vede questo è cieco. E noi però denunciamo che questo governo è collaborazionista dei terroristi, perché quello che voi state facendo nei fatti per ora la causa dei terroristi. L'onorevole Cicchitto parlava di espulsioni. Signori, voi avete azzerato il fondo espulsioni! Lo avete azzerato! Cosa parlate di espulsioni? Lei, signor Ministro, dice di ritirare i passaporti, ma se andate a prenderli con le navi da guerra che non hanno neanche i documenti, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Noi siamo l'unico paese che andiamo a prendere sul bagnasciuga dei paesi musulmani terroristi, li portiamo qua, gli diamo una base logistica perché gli diamo la casa, il terrorista prepara delle bombe, deve stare tranquillo, gli diamo le sigarette, il terrorista deve coordinarsi, gli paghiamo pure il telefono. Ma di cosa stiamo parlando? Gli paghiamo vitto e alloggio. Ma lei lo sa che è notizia di qualche minuto fa che i capi dei due terroristi dei fatti di Parigi frequentavano il centro islamico di Viale Jenner a Milano? Sono qua, sono tra noi e la responsabilità è di chi, come voi, sta facendo provvedimenti assurdi. Lei, signor Ministro, ha parlato di polizia postale. Lei sta chiudendo 64 distaccamenti della polizia postale. Lei chiude in tutto il paese 250 distaccamenti delle forze dell'ordine, tra cui la polizia di frontiera, tra cui la polizia di frontiera. Lei, signor Ministro, ha tolto la scorta a giornalisti e esponenti politici che si schierano apertamente contro l'immigrazione clandestina di massa. Questo è quello che sta facendo. E se malauguratamente capitasse un attentato da noi, i primi responsabili sarete voi che state perorando la causa dei terroristi. Siete i collaborazionisti di quella gente. Lei ancora e non lo dice solo la Lega, ci sono due procure, quella di Palermo e quella di Milano, che hanno aperto dei fascicoli sulle operazioni di questo governo, che le Mare Nostrum, Frontex, Triton, chiamatela come volete, che andate a pigliare questa gente sul bagnasciuga dei paesi musulmani. Due procure hanno aperto dei fascicoli ipotizzando che ci sia il reato di favoreggiamento per il terrorismo internazionale. Questo l'hanno fatto le procure del nostro paese su quello che questo governo sta facendo. Ponetevi delle domande, perché se noi continuiamo con questa immigrazione clandestina incontrollata e a non dare i soldi alla nostra gente, ma a finanziare l'arrivo di queste figure, noi mettiamo in pericolo non solo la nostra sicurezza, ma allora sì il nostro futuro, perché noi pensiamo che i valori dell'Occidente vadano tutelati. E mi spieghi, in quale paese musulmano c'è l'Islam moderato? In quale paese musulmano? In Pakistan? In Iran, in Egitto, ma aprite i giornali, leggete la cronaca. Siamo tutti bravi a fare i buonisti, aggiungo io, stupidi. Ma quando si tratta di guardare i fatti e la cronaca che avviene in quei paesi, io non ho notizia, purtroppo, di un solo paese musulmano che sia veramente moderato e che non si senta che chi è adultero venga lapidato,
che chi è blasfemo debba morire, venga ucciso, che chi è apostata sia condannato alla pena di morte. Io vorrei sentire il Presidente della Camera, l'onorevole Boldrini, invece di fare i convegni sul termine presidenta per i diritti delle donne, parli del fatto che l'Islam dice apertamente che la donna è inferiore, parli di infibulazione, parli di quella ragazza in Iran che ha fatto un anno di carcere per essere andata allo stadio, parli di queste cose, non delle cazzate che il Presidente onorevole Grimoldi, per favore, ha anche finito il tempo, grazie onorevole Grimoldi. Voi siete colpevoli di quello che sta succedendo. E un'ultima cosa, signor Ministro, se lei pensasse minimamente che i suoi provvedimenti sono importanti e urgenti, ma mi spieghi una cosa, perché fate un disegno di legge invece che un decreto? Concluda, ma fate Grimoldi. Un decreto, fatelo urgentemente, fate i decreti sul sesso degli angeli e sui terroristi, perdete mesi a intervenire. Grazie. Svegliatevi! Grazie.